Ciao a tutti ragazzi, sono Shadot e rieccoci qua su The Binding of Isaac Wrath of the Lamb. E come potete vedere dalla schermata iniziale ho sbloccato Blue Baby e mi ci sono sfondato a base di run per sbloccare il dado per Isaac e ce l'ho fatta. E fidatevi, è molto più difficile di quanto pensiate usare Blue Baby, appunto perché c'ha solo Soul Heart e quindi non si può ricaricare la vita a meno che non prenda altri Soul Heart per aggiungerli alla propria vita. E comunque, per sbloccare il dado dovrete battere Mom's Heart con Blue Baby. Io ci ho avuto un culo assurdo in quella run, che ho preso tre patti con l'angelo e ho preso la Bibbia proprio nel piano di Mom's Heart, quindi perfetto. E vabbè ragazzi, per questa run useremo Isaac, appunto perché è la primissima volta che provo il dado. Quindi niente, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. E io ce l'avrei un altro obiettivo da raggiungere su The Binding of Isaac, che sarebbe sbloccare il Polaroid, che renderebbe Blue Baby quasi OP. E praticamente cosa fa il Polaroid quando avrete un cuore o mezzo cuore rosso, mi sembra, e verrete colpiti, avrete non posso credere che questa poop mi ha droppato un Eternal Heart, però vabbè. Insomma, avrete tipo un Book of Shadows, cioè tipo 10 secondi di invulnerabilità, ecco. Questo cos'è? Magic Mushroom, buono. Anzi, buonissimo. E appunto, se lo usate con Blue Baby, il Polaroid, praticamente lo potrete usare sempre perché Blue Baby non ha cuori rossi, ma ha solo cuori blu. Quindi sarà sempre attivo e ogni colpo avrete 10 secondi di invincibilità, che lo renderà abbastanza OP. Comunque, questa run per il momento sta andando bene e appunto spero di arrivare alla cattedrale e di batterla ovviamente. E non vi spoilerò chi batteremo alla cattedrale per quelli che ancora non lo sanno. E sarà una sorpresa, dai. Qua però sto prendendo troppo danno. Ok, Meat, quindi Tears più HP Up, che mi gusta bestia, e andiamo giù. Allora, qua c'è una Curse Room, però ci entriamo dopo, vediamo qua. No, per una chest normale non penso valga la pena, anche se mi servono delle chiavi. Quindi dai, sì, proviamo se troviamo una chiave. Ok, niente chiavi, però un po' di soldi e bombe. Ah, e mi sono reso conto che nello scorso episodio ho mancato un casino di rocce blu, quindi cercherò di stare più attento durante questa run. E vabbè. Non ho ancora avuto la chance di usare il dado. Ok, una chiave, perfetto. Allora, proviamo ad usarlo nella Curse Room, se c'è un item. No, ok, ci sono le mosche. Quindi niente. Vediamo se riusciamo a prendere quella TNT. Ah no, aspetta, devo fare tutto. Ok. Ok, potremmo usarlo nella item room se l'item fa schifo. Ora vediamo un po' cosa c'è. Un'altra chiave. Book of Sins. No, proviamo a cambiarlo. Questo non mi ricordo cosa sia. No, vedo se riesco a prendere un altro reroll. Dovrebbe essere un familiare che vi dà cuori, però non ne sono sicuro. Quindi vorrei essere sicuro avendo un item che conosco, che magari è anche forte. Oh, sto ragno che se la campera. Ok.
un'altra chiave. Il dado dovremmo riuscire a ricaricarlo. Però me lo potrei conservare anche per il patto col diavolo, se lo troviamo in sta stanza. Justice ci dà un item di ogni tipo, cioè soldi, cuori, bombe, chiavi. E, ok, il dado si dovrebbe ricaricare a questa stanza. E qua c'è il boss. Quindi io direi andiamo a battere il boss. Se c'è un patto col diavolo e non ci piacciono gli item, proviamo a scambiarli col dado. Se invece non compare il patto col diavolo, andiamo a scambiare l'item nell'item room. Ah, e c'è un glitch contro questo boss che, come potete vedere, l'ho fatto prima. Praticamente quando tipo sta fermo e vi spara con le palle verdi, anche quando è sottoterra potrete colpirlo, perché l'hitbox rimarrà sempre nello stesso punto anche se è sottoterra. Comunque niente patto, quindi andiamo a scambiare l'item nell'item room. Sembrava di aver visto una roccia blu, mi sbagliavo. Allora, vediamo un po'. Ok, Forever Alone è una mosca d'attacco che vi aiuterà a far fuori un po' di nemici. Non è utilissima, ma almeno so cosa fa. Quell'altro non avevo idea di cosa fosse. E potevo anche cercare la stanza segreta, però troppo tardi, non ci ho pensato. Beh, in un certo caso meglio, perché mi sono conservato delle bombe. Tante volte mi servono in questo piano. Allora, qua c'è un bagger. Allora, aspetto per vedere se trovo altri cuori. Perché quelli che vi chiedono i cuori sono quelli che vi danno gli item migliori, però non è detto che riceviate gli item. Cioè, possono anche chiedervi un casino di cuori e poi non vi danno gli item. Quindi è un rischio da correre. Super Envy. Beh dai, qualsiasi cosa ci droppa mi va bene, tanto non chiedo niente in particolare per il momento. Anzi, un po' di bombe o soldi farebbero comodo. Però vabbè, qualsiasi cosa mi dà, va bene. Cerchiamo di non perdere danno magari. Come potete vedere, la Attack Fly sta uccidendo un po' di nemici. Ok, un soul art e una chiave. Quindi dai, non mi posso lamentare. Ah, e il bagger non vi chiederà il soul art, ma vorrà solo i cuori rossi. Quindi non me lo posso neanche giocare il soul art. Tanto non l'avrei fatto lo stesso, quindi. Qua c'è l'item room, vediamo un po' cosa c'è. Questo ci permette di vedere dov'è la stanza segreta. Non so se fare un reroll. Ah sì, dai. Questo ci dà delle bombe. Sì, homing bombs, ok. Visto che avevo poche bombe, ho deciso di prendere. Allora, quella chest dovrei sprecare due bombe per prenderla. Ne vale la pena? No, forse dopo. Vedo cosa trovo in queste ultime stanze.
Qui c'è The Moon che mi porta alla stanza segreta. Ho fatto una cavolata a prendere la poop. Ok, Left Hand ci farà comodo perché sostituisce tutte le chest con chest rosse. Quindi per il momento, allora aspetta, quella dorata di prima dovrebbe restare dorata perché si è già spawnata. E volendo possiamo anche prenderla, tanto le chiavi ce l'ho, le bombe pure. Ah sì, dai. Vediamo un po' cosa contiene. Ok, una bomba e un nickel. Quindi abbiamo speso una bomba e una chiave per prendere 5 centesimi, che comunque poteva capitare di meglio, ma almeno a me va bene lo stesso. E sì, potevo usare The Moon per andare alla stanza segreta, ma non ci ho pensato. Sono un fenomeno, lo so. Cerchiamo di non prendere danno. Non è ancora detta, possiamo ancora prendere danno. Ok, niente Devil Room. Là c'è Mom's Coin Purse, però proviamo a fare il reroll. Ok, decisamente meglio. Ci dà un health up questo. E vabbè, usiamo The Moon. O no? Dove potrebbe... No, no, vabbè, è inutile usare The Moon. Più o meno lo so dov'è la stanza segreta, quindi dovrebbe essere qua. Infatti. Meno male non ho usato The Moon, perché sarebbe stato inutile. Ah, e poi uno nei commenti mi aveva scritto nella parte... cioè nella seconda run di Isaac, aveva scritto che se uccidi Beggar c'è una probabilità in più di trovare la Devil Room. Io ovviamente ci ho pensato dopo che ho battuto il boss, però non so se contano anche questi Beggar. Io penso di sì. Però prima di sconfiggerlo, vediamo qua se ci droppa qualcosa di buono, che è una chiave, esattamente quello che stavo cercando. E vabbè, battiamo sta stanza e uccidiamo quel Beggar, tanto le bombe ce l'ho. Come ho già detto, non so se anche i beggar diavoli funzionano, ma penso di sì, perché sono comunque beggar. E vabbè. Ah, in più questa stanza ci ricarica il dado. Non che ci serva adesso, però per il prossimo piano è comunque utile. Ah, anche se però avevo letto che giocare con i beggar aumentava le probabilità di un Angel Room, ma non sono sicuro di questo. Quindi non lo so, te che hai commentato nella seconda run, che non mi ricordo come ti chiami, se sai se quello che ho appena detto è vero oppure è semplicemente una cosa detta, perché l'ho letta su GameFAQs e neanche su Wikia di Binding of Isaac. Quindi non lo so, dimmi te se funziona lo stesso facendolo saltare in aria oppure giocando con il beggar aumento le probabilità di una Angel Room. Dovrò informare meglio su sta roba, è sempre utile saperlo. Ci abbiamo una course room, quindi un altro item da fare il reroll. Se sì, lo dobbiamo prendere dopo sta stanza. Quindi ok, perché se ci compare un item del patto col diavolo possiamo fare il reroll e sperare in un item migliore. Due pillole, vediamo un po'.
Puberty che non fa nulla, cioè fa crescere i capelli a Isaac. Invece questo è Telepills nella item room, che è davanti al boss room, quindi va bene. Andiamo qua. La dinamite è qualcosa che farò sicuramente reroll perché è inutile. Anzi, prima la prendo così non può ricomparire. Adesso facciamo reroll. Polyphemus è qualcosa che voglio, quindi decisamente una cosa che cercavo. Qua c'è un altro Telepills, dai, sì, prendiamolo. Fare lo slalom così. Ok. Allora, vediamo un po'. Cosa ho lasciato nella course room? La... sì, The Moon. Quindi vabbè, fa niente. Non sto a spendere altro mezzo cuore per andarci. Oddio, guarda che potenza Polyphemus. Però sto perdendo un casino di vita. Allora, vediamo l'arcade. No, ero più interessato a uno shop, perché almeno avevo degli item sicuri. Qua ci potrebbe essere la stanza segreta, proviamo. Infatti c'è. Altri soldi che mi fanno sempre comodo. Anzi, a dir la verità, potrei andare all'arcade per prendere un po' più di vita. Quindi sì, dai, andiamoci. Oppure potrei battere il boss. No, facciamo una vista all'arcade prima, dai. Spendiamo qua e qua. Quello che voglio ottenere da questo arcade è un po' di vita. Vabbè, certo, anche le chiavi non mi fanno schifo, ecco. Ci vorrà un po', vi avverto. Anzi no, a dire la verità abbiamo quasi finito. Che quando ho 15 monete smetto. In modo da averne abbastanza per comprare qualche item nello shop. Vabbè, l'ultima la buttiamo qua. Anzi. Scoppiamo questa. Ci dà una pillola e found pills. Non ce ne frega niente. E rigiochiamo un'altra qua. Ok. Il dado me lo conservo per la Devil Room. Però possiamo fare la stessa strategia che abbiamo fatto prima. Cioè andiamo nella Devil Room. Se non c'è, possiamo fare il reroll di quello. Che non ho idea di cosa mi dia. Però vabbè, sempre un reroll. Allora, però aspetta. Ok. Ok, battiamo il boss. No, Gurdy lo odio, è uno dei boss che odio di più. Se non il boss che odio di più. Che spona un casino di roba ed è quasi impossibile non prendere danno contro Gurdy. Ecco, infatti. Una strategia che vi posso consigliare è fissategli la testa e quando la abbassa cambiatevi la posizione. Ok, per fortuna con Polyphemus è abbastanza facile. Perché se avevo le lacrime normali era un bel casino. Ok, niente Devil Room, oh, ma niente, eh. Ok, o c'è una sfiga tremenda oppure boh. Però a questo punto facciamo il reroll di quella roba, anche se un Fly Love mi farebbe comodo. Quindi... ma sì, lo prendo, dai.
Fly Love è sempre bello da avere. Poi in più se lo prendo adesso i prossimi arcade non me lo potranno droppare. Vediamo cosa c'è di qua. Se trovo lo shop magari. Allora, nello shop non cerco niente di particolare a parte l'habit, che mi farebbe molto comodo, che praticamente quando verrete colpiti vi ricaricherà lo space bar item, che in questo caso sarebbe il dado, che vuol dire più reroll uguale più chance di trovare qualcosa di decente. E a parte l'habit, non lo so, altri sono la mappa del tesoro, la bussola, insomma sempre le solite cose. Via. Vediamo un po'. Contro grid. Ok, contro grid spero che mi droppi lo Steam Sale, che diminuisce il costo degli item. Ok, non me l'ha droppato. E inoltre se me lo droppa adesso non me lo può droppare nemmeno in seguito. Anzi, non so neanche se possa comparire il grid in seguito, perché l'item suo l'ha già droppato. Comunque non l'ha droppato, quindi non si pone il problema. E andiamo diretti a... Anzi, usiamo il telepis. Che culo. Però Pinky Eye... No, vabbè, a parte Left Hand non è che mi faccia molto comodo perché ho 7 chiavi. Quindi va bene lo stesso. Ok, botta di culo con quel telepis. E possiamo andare. Ripeto, per il momento sembrerebbe una buonissima run, soprattutto perché ho trovato Polyphemus. E sarebbe ancora meglio se trovassi un patto col diavolo, però... Boh. Qua mi sa che mi si è buggato il loading screen. Anche se non si dovrebbe buggare a The Depths, ma si dovrebbe buggare a The Womb. No, a quanto pare si bugga anche a The Depths, la prima volta che mi succede. Quindi vi carica bianco, ma a parte questo tutto il resto sarà normale. E questo bug succede quando premete spazio per saltare il loading, cosa che io ovviamente ho fatto. Ok, abbiamo anche un bel po' di range. Allora, apriamo l'item room. C'è il funghetto, non mi ricordo cosa fa, però fa, ha un effetto buono, quindi lo prendo. Speed più range, infatti. E vi rende anche più piccoli, quindi meno hitbox, che mi gusta. Cioè, sarete più difficili da colpire. E vabbè, questa stanza dovrebbe essere abbastanza facile, specialmente col range che ho. Ok. E continuiamo così finché non troviamo il boss o uno shop. Qui c'è un altro bagger. No, magari ci gioco dopo. Ormai ammazzare Bagger ho ammazzato quell'altro, quindi dovrebbe contarmelo, perché non vedo perché non debba contarmelo. Cosa fa sta pidola? Bolts of Steel, buono. Quindi potremo battere il boss, visto che abbiamo Bolts of Steel. Però per essere sicuri di avere un patto, potrei ammazzare il Bagger. Anzi, facciamo una cosa pro. Bomba di qua. Ok, così qua non c'è la stanza super segreta. La... Non so se giocarlo o no. Ma sì, dai, gioco 5 monete. Se in 5 monete non mi droppa nulla. Ok, mi ha droppato le scale. Beh dai, buon power up. Praticamente vi permette di saltare dei piccoli burroni. Comunque andiamo a battere il boss, che è War.
molto facile come boss, anzi c'è di più facile, però non è male. L'unica cosa è quando gli lancia quelle bombe che fa effetto Anarchist Cookbook, che sarà un po' un casino da evitare. Comunque fatevi fare la carica più possibile, perché è il modo più facile di danneggiarlo. E poi vabbè, quando sarà così sarà facile, specialmente perché abbiamo un casino di speed. Ok, Devil Room finalmente. Prendiamo il Cube of Meat. E Ale Money equals power, però non lo posso prendere. E Gappispo lo potrei prendere e fare la strage praticamente. Però proviamo un reroll. Il chiodo. Il chiodo vale il mio dado? Allora, il chiodo dovrebbe aggiungervi un soul art e rendervi più forti per la stanza corrente. Però senza l'habit e con Isaac non è che sia molto forte, cioè più verso il blue baby il chiodo. Quindi non lo so. Un soul art ogni... E il problema è che si ricarica lentissimo, cioè ci vogliono 6 stanze per ricaricarlo. No, mi sa che mi tengo il dado. Almeno ho più probabilità di avere gli altri drop decenti. E poi, visto che abbiamo rifiutato una Devil Room, abbiamo anche la probabilità di prendere una Angel Room, che non chiederà niente come prezzo, ma ci darà appunto gli item gratis, che sinceramente mi gusta di più. E poi parecchi di quegli item sono anche più forti. Allora, adesso sto ricaricando il dado. Però questa stanza non mi piace. Allora, proviamo così. Ok. Sono curioso di vedere cosa sia quello, però metto la bomba un po' più in qua, così vede anche se c'è la stanza segreta. E non c'è. The Hierophant, ok, ci dà 2 cuori blu. Sempre comodo. E vediamo cosa c'è di qua. Tanti, perché questi vi scoppiano in faccia, fanno un casino di danni, cioè vi levano un cuore. Casino di danni, per modo di dire. E adesso che abbiamo il dado carico, andiamo nella curse room per vedere se c'è qualche item da fare reroll, oppure se è già buono di suo. È già buono di suo. Gappy said. Allora, vi spiego sta cosa. Allora, se toccate 3 strumenti di Gappy, cioè il gatto di Isaac, tipo la testa, la coda, il dead cat o il Gappy's paw, se li toccate, quindi io ho toccato la testa, ho rimesso a posto, va bene lo stesso, conta lo stesso, se ne toccate 3 diventerete Gappy, cioè avrete il volo e le mosche spawneranno dentro di voi. Quindi molto buono diventare Gappy. Però Gappy Sed non mi serve, quindi facciamo un reroll. E ci viene The Mark, che prendiamo assolutamente. Damage up. Ed è abbastanza gratis. No, senza abbastanza, è gratis. E ok, continuiamo a esplorare, perché voglio cercare lo shop. Qua c'è una libreria. Di tutti i libri che ci sono, però non è che mi serva molto. Però El Catap mi aveva detto di un trucchetto con le librerie. Allora aspetta, intanto mi insegno un trucchetto con le spine. Ok, non ha funzionato. Dicevo, El Catap mi ha detto un trucchetto con i libri, che praticamente se li fate rollare all'infinito finché non finiscono i libri, poi spawneranno strumenti delle item room, che sono comunque meglio dei libri. Allora raddoppiamo i soldi prima di tutto. E qua c'è la pagina del Necronomicon, però penso di tenere Pinky Eye, perché al momento mi fa molto più comodo. Vediamo qua cos'è questo.
High Priestess spona il piedone di mamma per colpire i nemici. Di solito si usa per i boss. Però se lo usate contro la battaglia contro mamma, vi colpirà a voi. Quindi non ha senso. Mom's Pearl ci permette di prendere più Soul Heart, ma appunto ne gusta di più Pinkie Eye, anche se one shottiamo quasi sempre. E ok, adesso perché non prendi quella chiave? Ok, adesso vediamo se riesco a fare il glitch. Ok, stavolta sono riuscito. Se lo prendete in diagonale così, non subirete danno, ecco. Comunque, prima di aprire la libreria, esploriamo un po' di qua per vedere cosa riusciamo a trovare, perché io voglio trovare lo shop. Anzi, mi sa che adesso che abbiamo preso dei marker era meglio prendere Mom's Pearl. Mi sa che torno a prenderla dopo. Allora, qua c'è una macchina di donazione del sangue, che non mi serve al momento, però c'è una roccia blu qua. Quindi vediamo un po'. Tamised, no grazie. Però è comunque un item da rollare. E qua c'è lo shop. Allora, vediamo un po'. Intanto il Soul Heart, grazie. Poi possiamo prendere il cuore e giocarcelo la macchina di donazione del sangue. Questa non mi serve perché c'ho già The High Priestess per il momento e la Portable Slot non penso sia più utile del dado, quindi niente. Allora, giochiamoci un cuore qua. Ok, niente. Quindi prendiamo sto cuore. E vabbè, facciamoci un'altra stanza per ricaricare il dado e poi rolliamo quel Tamised. Ok, non possiamo fare un altro reroll. Che palle. Però possiamo cercare la stanza segreta che è qua. Dovrebbe essere qua. Ok. Un'altra ma slot. Va bene. Nel gioco giusto 5 monete così. The Emperor ci porta al boss. Ok, e la sfera di cristallo ci fa vedere il piano e ci dà una tarot card che è The Empress. Allora, riprendiamo il dado. Allora, tra The Empress e dove è andata? C'era anche la High Priestess qua, ok. No, prendi qui, ok. Tra The High Priestess, The Empress e quell'altro, io direi di tenerci The High Priestess per il momento. O The Empress. No, ma tanto il danno ce l'abbiamo, quindi contro il boss. No, no, dai, teniamo The Empress, che alla fine è quella che ci dà più benefici. Perché se usate The High Priestess quando siete in una stanza da soli, colpirà voi. Dato che non ci sono altri nemici da colpire, quindi è abbastanza rischiosa da usare. E vabbè, andiamo giù. Qua prendo danno. Ah, già, mi sono dimenticato Mom's Pearl. Vabbè, fa niente. Oddio. Qua c'è il cucchiaio. Ah sì, facciamo un reroll. Questo mi ispira parecchio. Ma mi tengo il dado per il momento. Oddio, one shottiamo gli zombie. Che? Sì, magari se non prendo danno inutilmente. Chiave per una bomba? No, non adesso. Anzi no, aspetta, che chiave per una bomba sulla scala? Fenomeno.
qua c'è lo shop. Vediamo. Mom's coin purse che prendo. Cioè, senza coin, scusate. E praticamente sarebbe un item che vi permette di avere due trinket, che sarebbero quelli in alto a sinistra, sotto la minimappa. Un altro soul art, un coin normale, penso di trovarlo. Una chiave, prendiamola, perché no? Ok, state attenti al sangue che lasciano sti cervelli perché vi fa male al contatto. Aia, danno inutile. Allora, vediamo di non subire danno a questo zombie. Ok, c'è un altro reroll. E non ho visto che piano era questo. Quindi non mi ricordo se si dovrebbe essere questo il piano contro mamma. Aspetta, prendiamo sta chest. Un'altra chiave, altri soldi, ok. Vabbè, posso anche esplorare il piano perché io speravo in un item che ci teleportava e solo adesso mi sono reso conto che c'avevo The Emperor prima, che poteva riteleportarci alla stanza del boss in modo da ricevere un patto con l'angelo, col diavolo, se tante volte ci spawnavano, però ci ho pensato adesso. Qua c'è una roccia blu però che andrò a scoppiare. Un'altra chest con Rusted Key che ci aumenta le probabilità di trovare chiavi. E posso anche prenderlo, tanto c'ho la borsa. Vediamo un po' di qua cosa c'è. Adesso mi servirebbe però un item che mi faccia volare, tipo Spirit of the Night, Dead Dove o qualcosa del genere. One shottiamo le bombe, wow. Qua c'è un arcade. Beh sì, potrei anche giocarlo l'arcade tanto. Ma sì, dai, giochiamolo una volta sola. Arriviamo a 30 soldi più basta. Ok, visto che c'ho 9 bombe, might as well scoppiare questo. Ci dà una pillola. El tap, buonissimo. Scoppiamo anche questo. Liberty cap, ci dà un effetto random dei funghi. Però no, non mi ispirano gli effetti random. Di qua non ho idea di cosa io possa trovare, però proviamo a trovare la secret room di qua. Mamma mia che culo, contro il grid. Ancora niente steam save. Però vabbè. E di là non penso ci sia qualcosa di utile. Esplorando perdiamo cuori e basta, quindi tanto vale andiamo diretti a prendere questo cuore, questa bomba e dal boss a sto punto. Anzi, qua possiamo fare una cosa. Ok, go. Avevo ragione sul boss.
e non dovrebbe neanche essere tanto difficile. Un consiglio che vi do è fatevi calpestare il più possibile, che è l'attacco più facile da sfidare, il modo più facile per fargli danno. Allora, questa facciamo il reroll. È il tap, decisamente worth it. E andiamo giù. Intanto bevo un po' d'acqua perché non ce la faccio più. Ok, quindi abbiamo uno sbotto di cuori, abbiamo uno sbotto di danno. Ci servirebbe qualcosa per volare adesso, che potremo prendere in questo piano con un patto. Ah, e per chi non lo sapesse, dal The Womb in poi subirete un danno, cioè un cuore di danno e non mezzo, per qualsiasi nemico. Quindi dobbiamo stare un po' più attenti. Oh, ce la fai? Ok. Ok, il dado è carico. No, la odio sta stanza. Qui c'è una challenge room che non posso aprire. Quindi proviamo di qua. Contro sti cosi stategli sempre o di lato o sotto, perché sparano in diagonale. Ah, e un consiglio che posso dare a tutti è cercate di uccidere prima i nemici che possono danneggiarvi, come per esempio quelli veloci, quelli che sparano da lontano, insomma, penso abbiate capito il concetto. Qua c'è una macchina di donazione del sangue che però vi deverà un cuore intero, a meno che voi non siate un glitch che vi posso mostrare. Sì, praticamente dovete continuare ad andare verso la macchina pigiando sempre di più contro, e vi farà giocare due volte, solo che in questo caso non è riuscito perché io con i glitch su Binding of Isaac non sono buono, almeno per ora. Mi piacciono i glitch in generale, ma cioè ci vuole un po' per farli. Ed è appunto questo che li rende dei glitch belli. Che non sono facilissimi da fare. Allora qua c'è quell'angelo lì che deve crepare. Ok. Perché quello, a differenza di questi altri, vi spara tre palle, non una. Andiamo avanti. Un'altra stanza di maschere, che sono, penso, i nemici che odio di più. Allora, qua uccidete prima questo in mezzo, tanto quelli al lato non vi fanno nulla. Ok. Andiamo giù, cosa c'è? Ah, e per chi non lo sapesse, non esistono le item room nel The Womb, quindi non le state neanche a cercare. Un cuore, sì, grazie. Le stanze segrete però ci sono, quindi se le volete cercare fate pure. Si nasconde, vieni qua. Guardalo.
Beh, c'ho 8 bombe, potrei anche cercarla senza segreti. Cioè, più che altro posso fare un tentativo sul momento. Aspetta, bevo un altro po' d'acqua. Ok. Allora, vediamo un attimo di qua. Che culo. Di nuovo il corno e l'unicorno. Facciamo uno switch. No. Servirebbero dei cuori in questo momento. Anche se va bene, ne ho uno sbotto, quindi posso anche farne a meno. Ok, finalmente abbiamo trovato il boss. Ok, un cuore. Ok. Andiamo dal boss. Ah, è un consiglio che vi posso dare, non state troppo a esplorare The Womb, perché non trovate nulla di interessante. Io ho dovuto esplorarlo perché non trovavo il boss. Aia. Mi vedo molto dura a trovare un patto, però non sa mai. L'arte che prendo. Mamma mia, che mira. Aia. E infatti niente patto, però c'è un altro cubo qui. E andiamo avanti. In questo piano ci sarà Mamsert, che non dovrebbe essere un problema con il setup che ho adesso. Una chest che prendo. Sì, dai, la prendo. Questa chest mi è gustata. Allora, vediamo un po'. Questa è un'altra stanza che odio, perché è quasi impossibile non prendere danno in queste stanze. Qua sarete contro l'altro Isaac, però noi facciamo così. Sì, vabbè, fenomeno. Ovviamente cicco il piano del boss, cioè la strada per il boss. Faccio una chiave, no? Grazie, no, abbastanza. Un'altra arcade, ma non mi servono gli arcade. No, infatti non giochiamo neanche nell'arcade. Anzi, potremmo giocarci per riprendere questi due cuori. Ma sì, dai, giochiamo giusto 7 monete. Cioè a 30 mi fermo.
ci è andata abbastanza bene. Abbiamo anche preso i cuori che volevo. Telepills. Vabbè, per il momento non ci servono, quindi ne tengo. Beh, sulle spine, Isaac. Anzi, clone di Isaac. Fa un po' più incasinato. Ah no, scherzavo. Ok, due cuori da giocare alla Breed Nation. E non posso rirollare niente ancora. Anzi, adesso dopo sta stanza vado a giocare cuori nella Blood Donation. Almeno se abbiamo culo, cioè c'è qualcosa di buono. Un altro cuore, vai. Quindi tre cuori possiamo giocare. Allora, vediamo un po'. Sì, tre cuori. Così, se tante volte ci uscisse la bag che io non cerco. Anzi, aspetta, vedo se riesco a fare anche il glitch. No, ma mi sa che ho troppa speed per fare il glitch. Infatti. Vabbè, io la lascio qua. Poi se magari troviamo altri cuori giochiamo anche quelli. Non che mi serva a tutti i costi una blood bag, però fa sempre comodo. Stavo facendo. Oh niente, abbiamo cercato tutte le strade per il boss. Ma che palle. Non è tanto che voglio andare dal boss. Vediamo se è la stanza segreta di qua. La prima volta staranno più oscuro quelle stanze segrete, prima di qua. Oh. Niente. Di qua. Ale. Altri soldi che non servivano, però fanno comodo. Questa la apro. Facciamo così. Potevo farlo di sopra, almeno vedevo anche la stanza super segreta, ma non fa niente. Mi sa che contro due last va bene. I last non dovrebbero essere difficili. Massimo perdo un cuore. No, neanche quello. Cos'è questo? Ah, un altro telepills. Va bene. Andiamo avanti. No, un altro guardi, no, mamma che palle. Ok, chest mi dà la vita full e prima di battere il boss, ultimo sorso d'acqua. Ok, siamo pronti, go. Ah, e se battete Mom Cert 10 volte diventerà Hit Leaves, ma avrà sempre gli stessi attacchi. Cioè, avrà leggermente un po' più di vita, esponerà nemici leggermente più potenti, però dai, per il resto è uguale. Tanto qualsiasi nemico spawna lo ammazziamo subito, quindi non è quello il problema. Oh,
No, la bomba. Anche una Angel Room. Vediamo un po'. Ah no, è per andare alla cattedrale. Quindi vabbè, sì, noi vogliamo andare alla cattedrale. Quindi go. No, siamo andati da Sheol. Ah, quindi anche se mi butto dentro una Angel Room conta comunque come una Devil Room, ok. Buono a sapersi, ste cose sono cose semplici, che però molta gente non sa. Oh, io non lo sapevo. Vabbè, fa niente, peccato perché questa era praticamente una run già cleared della cattedrale. E Satana con Isaac l'ho già battuto. Quindi, vabbè, peccato per quello. Ok, qui non c'è niente. Allora, io voglio andare diretto al boss, perché tanto è inutile esplorare di qua. C'è una Cursum, però costerà due cuori, non uno. Quindi non ci vado. Qua qualche bomba sarebbe utile, però ormai l'ho già ucciso. Oh, ma... vabbè. Ti prego, droppami un po' di cuori. Ok. Ok. One up. Ok, sta run è ufficialmente vinta, perché vabbè, non vedo come possiamo perdere. Se stai a vedere, mi sono buffato anche sta run. Che io sono bravissimo a buffare le run. Ogni volta che parlo le perdo. Infatti guarda. Cioè, boh. Andiamo via perché è una stanza inutile questa. Qua facciamo semplicemente così. Contro grid di nuovo, ma che palle. Dai, ti prego, portami dal boss, no. Questo col trishot non mi aiuta per niente. No, niente, facciamo fuori questo, ok. Oh, grid, ce la fai a crepare. Ok. Dato, finalmente sto Steam Sale. E però non ho cuori. Non ho cuori e devo trovare il boss. Che ovviamente è l'ultima strada dove guardo, però vabbè. Era abbastanza ovvio. Beh, volendo mi posso rifare cuori dalla slot. Infatti penso che è esattamente quello che farò. Prima però ammazziamo questi. Ok. Beh dai, a sto punto possiamo anche provare. Allora. Aspetta, proviamo di qua se tante volte trovo la super secret room. Ok, niente super secret, però va bene lo stesso. Oh dai. Sono un cretino. Ho fatto saltare in aria la slot. Spero che questo mi droppi altri cuori. Magari se non li perdo durante la battaglia mi farebbe anche un grosso piacere. Oh ma... niente cuori. Pills.
quindi inutile anche quella. Ancora Grigma. Ok. Vediamo se c'è qua. Tre occhi. Aia, sto crepando, ok. Sì, vabbè, praticamente crepiamo e respawniamo. Ma vabbè, proviamo, ma con un cuore è impossibile far Satana. Cioè, con mezzo cuore. Quindi praticamente il punto di questo sarebbe crepare per poi respawnare, infatti. Ok, e adesso possiamo batterlo. Battaglia finale che anche se vinco non è che me ne freghi più tanto perché ho già battuto. Quindi vabbè. Satana, a differenza di Isaac, ha un pattern molto più prevedibile. Per questo che penso sia più facile come boss. Anche se non tanto è più facile, che un po' di difficoltà c'è anche qua. Pensavo facesse il raggio. Beh, fa niente. Ok, ultima fase. Attenti ai piedi. E più che altro attenti ai costi che scoppiano. Sto crepando. Ah. Vabbè ragazzi, non faceva niente perché tanto avevo già battuto. Comunque mi dispiace che non l'ho battuto per poco, ma vabbè, è stata comunque un'ottima run e avrei dovuto prendere la cattedrale decisamente, giusto per quella roba che avevo detto all'inizio video del Polaroid. Però pensavo l'Ainger non contasse lo stesso. Vabbè, ho sbagliato. Comunque ragazzi, per questo episodio è tutto e vabbè, noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!